Un mazzo di fiori per commemorare i martiri delle foibe. Sì, ci sembrava un gesto a questo punto assolutamente dovuto, dal momento che come cittadino di Rivarolo, ancor prima che come consigliere comunale, ho dovuto verificare una totale assenza di interesse da parte di questa maggioranza, se così si può ancora definire, intorno a fatti tragici che continuano a tenere diviso il nostro paese. E mi dispiace ancora di più perché non più tardi di ieri il Presidente della Repubblica ha fatto un intervento molto appropriato, molto puntuale sul tema dell'eccidio delle foibe, però evidentemente queste dichiarazioni sono arrivate a Rivarolo ma hanno trovato sprangata la porta del comune. Con il gruppo Riparolium questa mattina anche Fabrizio Bartotto. Sì, oggi ho sottratto mezz'oretta alla campagna elettorale per le europee per essere qui con gli amici di Riparolium, con consiglieri comunali, appunto Martino Zucco, Aldo Raimondo, gli amici del gruppo Riparolium, per così ricordare un qualcosa che evidentemente da queste parti è stato dimenticato. Però voglio cogliere con favore il fatto che quest'anno per la prima volta, anche complice la trasmissione sulla RAI del film Rosso Istria, peraltro finanziato anche dalla Fondazione Alleanza Nazionale, quindi il dibattito sul tema delle foibe sta finalmente togliendo quel velo di oscurantismo che strumentalmente era stato calato da una certa sinistra italiana. Prendiamo atto purtroppo invece che il tema è trattato come se fosse un dibattito, cioè tra chi dice che cosa è successo e chi nega quanto si è verificato. Ecco, mi auguro che dal prossimo anno non ci sia più un dibattito di questo genere, mi auguro semplicemente che si ricordi con il massimo rispetto tanti italiani che sono stati uccisi, massacrati, buttati vivi nelle foibe per la grave colpa di non essere comunisti e di essere italiani.